Questa riforma è una riforma autoritaria che aumenta i poteri del governo, che rende il Presidente del Consiglio il capo assoluto del Paese. Allora anche lì abbiamo detto, beh, leggiamolo allora questa legge costituzionale, vediamo, e ci rendiamo conto che non è vero, che non c'è nemmeno una parte che cambia i poteri del Presidente del Consiglio e del Governo. Magari qualcuno dice purtroppo, perché magari qualcuno avrebbe voluto invece che ci fossero anche quelle modifiche, ma non ci sono in questa riforma costituzionale. Parte dall'Abruzzo l'impegno diretto di Scelta Civica e della Rete dei Cittadini per l'Italia a sostegno dei comitati Liberi Sì, presieduti a livello nazionale dal presidente Marcello Pera, una piattaforma che vuole contribuire non solo alla vittoria del Sì al referendum del prossimo 4 dicembre, ma che vuole essere il punto di partenza anche per la riaggregazione politica dell'area moderata e liberale. All'incontro, svoltosi a Mociano Sant'Angelo, il ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi, il senatore Marcello Pera, presidente del Comitato Nazionale per il Referendum Costituzionale Liberi Sì, ed Enrico Zanetti, vice ministro all'economia e segretario nazionale di Scelta Civica. Incontro voluto dal capogruppo alla Camera dei Deputati, Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia, Giulio Cesare Sottanelli. Noi crediamo che l'Italia ha bisogno di una grande azione di rinnovamento, di snellimento per renderla competitiva le nostre istituzioni a livello mondiale. Oggi non è così, il bicameralismo paritario l'abbiamo solo noi in Italia, non è in nessun'altra parte del mondo, e quindi riteniamo che la nuova classe dirigente nazionale, a partire da Renzi e tutti quanti noi che per la prima volta siamo entrati in Parlamento, vogliamo definitivamente rottamare D'Alema e Brunetta, e vogliamo gli altri giovani senza reddito prima di entrare in politica, e quindi Salvini, Di Maio e Di Battista, che non hanno mai lavorato nella loro vita, ovviamente hanno cavalcato le sabbie mobili delle istituzioni italiane negli ultimi 20 anni, cercando con il populismo di carpire la buona fede di tante persone che stanno in difficoltà, e quindi grazie a questo sistema sono entrati in Parlamento. Quindi loro vogliono continuare che lo Stato italiano sia organizzato in questo modo, perché grazie a questo loro oggi sono in Parlamento. Noi invece vogliamo bene all'Italia e agli italiani, per cui diciamo che bisogna innovare, rinnovare, snellire, rendere più efficiente lo Stato italiano, e la riforma costituzionale è la madre di tutte le riforme.